Sono proseguiti i sopralluoghi anche questa mattina? Sì, questa mattina, proprio ancora prima dell'inizio delle elezioni, con l'assessore Mascarin e anche il dirigente dei lavori pubblici, ci siamo precipitati in quelle che erano un po' le scuole più critiche. Abbiamo fatto un sopralluogo per verificare sia il lavoro della ditta che ha interdetto delle aule sulla Luigi Rossi, ma anche in quei plessi laddove c'erano state criticità, e nella giornata di ieri siamo riusciti a intervenire. La situazione è sotto controllo e quindi diciamo che siamo in costante dialogo anche con quello che sono le realtà scolastiche. L'assessore Mascarin con i servizi educativi sono a pieno ritmo e a pieno regime proprio sul dialogo giornaliero, proprio per essere a disposizione di eventuali sviluppi. Invece monumenti e chiese? Monumenti e chiese, anche quelli questa mattina abbiamo già iniziato a fare un sopralluogo per quanto riguarda i beni monumentali. Abbiamo visitato la Rocca Malatestiana perché abbiamo verificato che dopo la scossa anche del pomeriggio di ieri sera tarda effettivamente ci sono due anomalie su una parete, due anomalie che insomma di una dimensione un po' importante che abbiamo già sottoposto alla soprintendenza, per cui dovremo avere risposta nelle prossime ore. E il San Francesco ieri dopo la scossa, l'ultima scossa importante, ha avuto il crollo da un pezzo di cornicione, per cui oggi è inaccessibile. E la Darsena Borghese invece riverificata per la seconda volta, anche oggi tutto a posto. E stanno continuando naturalmente tutto quello che è l'osservazione delle parti, perché è un po' un'evoluzione continua, soprattutto sui beni monumentali. San Pietro in Valle invece è ben conservato. Avete detto che mantenete la prudenza per quanto riguarda la conta dei danni? La prudenza assolutamente sì, perché vogliamo portare a conoscenza o comunque agli atti un danno vero e certificato da tutte quelle che sono poi stati anche gli atti rilasciati dai tecnici che nella giornata del terremoto sono usciti per rilevazioni e stanno continuando ad uscire. Quindi ci mancano adesso delle strutture, ma diciamo che la ricognizione è quasi fatta. Il terremoto continua a preoccupare la popolazione, nonostante anche la scossa di ieri sera avete deciso di tenere aperte le scuole. Sì, intanto ci siamo anche sentiti, abbiamo tenuto un comportamento comune, Fano e Pesaro, e abbiamo attraverso anche il mio collega Matteo, che ha parlato direttamente anche con Curcio, responsabile della protezione civile, con il quale ci siamo confrontati, perché qui il cerino in mano ce l'hanno sempre i sindaci che devono decidere tenere aperto e chiuso, e con il sisma è difficilissimo perché non c'è una casistica, non si può programmare nulla, quindi dovremmo tenere chiuso tutti i giorni le scuole, per cui massima prudenza, massima cura, e ci siamo accurati che era tutto nella norma, tutto sicuro, la sicurezza prima di tutto, e nel frattempo insomma cerchiamo di tenere anche comportamenti univoci, ragioniamo perché siamo due città vicine, fra l'altro le differenze non ci sono in questo caso, per cui se c'era necessità avremmo fatto interventi, anche ordinanze mirate su singole scuole, fortunatamente sono tutte frequentabili, è chiaro ci sono dei lavori che sono in corso, che stiamo facendo, altri ne programmeremo, perché bisogna guardare anche avanti, e devo dire che è un programma che avevamo già iniziato da anni, alcuni interventi in alcune scuole li abbiamo già fatti per quello che riguarda sempre una maggior staticità, perché di fronte al terremoto nulla si può nelle previsioni, però si può nel farci trovare preparati sia in termini di emergenza sia in termini di interventi per migliorare la staticità.